Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Ho deciso di dedicare uno spazio dedicato ai vocalizzi. Che cosa sono i vocalizzi? I vocalizzi sono degli esercizi che servono per riscaldare la voce. Servono anche per la precisione, per imparare alcune scale, per potenziare la voce, insomma, servono per una serie di cose legate al canto. Ad aiutarci c'è Martina Ripoli, Ciao a tutti. che è una brava cantante. Così vi facciamo vedere anche la differenza tra una voce maschile e una voce femminile. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene, ragazzi, ci siamo. Siccome non tutti hanno la possibilità di riscaldare la voce prima di cantare con dei vocalizzi, ovviamente. Qui su questo canale c'è già una puntata dedicata alla respirazione, al riscaldamento della voce con altri esercizi. Io vi lascio comunque dei link in descrizione. E adesso vediamo un vocalizzo, il primo abbastanza semplice, per cominciare a muovere la voce sulle note. Io partirei da un accordo di Fa maggiore. Ovviamente voi se siete dei bassi partirete da in basso, anche Mi, e con 5 I. Facciamo questo esercizio, vi faccio sentire. Io non sono un basso, però voglio rendere l'idea. Se siete anche dei contralti, farete così. Quindi con una voce scura, però femminile. E così andando avanti. Facciamo dei salti, 5 note nel senso che è una quinta. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ok, ora abbiamo saltato un po' di qua e di là. Adesso io vorrei accompagnarvi proprio in una progressione per semitoni. Il semitono è la distanza più piccola che ci può essere tra due note, quindi procederemo proprio per passi. Uno accanto all'altro e vi porterò a coprire un'estensione circa di 2 ottave senza portarvi troppo all'estremità della voce. Quindi voi se sentite che potete farlo e non avvertite fatica, fatelo tranquillamente, sempre in maniera leggera, è solo un riscaldamento, non cercate la potenza e piano piano inizieremo a riscaldare la voce. Iniziamo proprio per i bassi, adesso noi non canteremo. E cercate di farlo da solo. Vi diamo giusto il primo accordo. Martina, vai. Cercate sempre di portare la voce in maschera. Arrivati a questo punto,
cominciamo poi nuovamente a scendere, sempre facendolo per semitoni. Quindi dall'accordo di La maggiore, dove abbiamo fatto La, Si, Do, Diesis, Re, Mi, Re, Do, Si, La, scendiamo. Cercate di tenere la voce sempre comunque in una posizione alta. Ascoltate un attimo. Io non sono un basso, però. E non. Bene, questo è il primo esercizio, poi ce ne saranno altri nei prossimi video e quindi io spero di farvi cosa gradita. Fate attenzione a non sforzare la voce, mi raccomando, se sentite avvertite stanchezza, fermatevi, riposatevi. Ovviamente se potete fare e farvi seguire da un insegnante ancora meglio, ok? Grazie Martina. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima puntata.